Solo perché io non so, ecco, dopo l'intervento del consigliere Poli, qui ha parlato di atteggiamento radicale, non so quanto possa essere definita radicale la nostra Costituzione, pure lì si parla di diritto alla salute e non si parla di diritto ad inquinare. Non c'è un diritto ad inquinare in Costituzione. E nello stesso tempo, rispetto a quello che diceva adesso il consigliere Paruolo, mi chiedo come mai non si faccia chiarezza e mi sembra che negli interventi che ho ascoltato, che mi hanno preceduto, non ho l'impressione che si arrivi a fare chiarezza e ci sia consapevolezza nei miei colleghi di che cos'è una valutazione di impatto sanitario seria, perché si parte da lì per prendersi, come diceva anche il consigliere Zoffoli, delle responsabilità politiche, noi che non siamo tecnici, ma che delle carte scritte da tecnici dobbiamo poi essere in grado di leggerle almeno o di commissionarle nel modo giusto ai tecnici che le scrivono, a meno di non dover dire che siamo schiavi di quegli stessi tecnici. La responsabilità quindi, secondo me, è sia a monte che a valle nel momento in cui ci si prende la responsabilità politica. Ecco, quindi a fronte del fatto che effettivamente la comunità è molto divisa e allora mi chiedo, da parte del Movimento 5 Stelle sul territorio di Imola e dai comitati, già più di 2.000 firme sono state raccolte ed è comunque già ancora una fase di raccolta che continua, sono destinate a crescere tanto. Rispetto al fatto che noi non stiamo invocando riflessioni ampie, continuiamo a dire che è giusto riflettere, che è giusto parlare di intergruppi, però allora mi chiedo, valutazione di impatto sanitario seria, fatta bene, sì o no? Questo io nell'intervento del consigliere Paruolo non l'ho capito. E allora, come si fa a difendere la propria salute, quella che appunto, ripeto, a costo di essere pedante, la Costituzione ci garantisce, quindi i nostri amministratori a ricaduta sul territorio dovrebbero garantirci, senza essere tacciati di essere polemici, o senza dire che se si invoca una VIS seria, questo è uno strumento polemico. Cosa bisogna fare? Bisogna pregare? Cosa bisogna fare? Quale atteggiamento bisogna avere che possa essere incisivo rispetto ad un diritto che è garantito ai cittadini e al nostro ordinamento? Ecco, io lo chiedo senza polemica, lo chiedo senza polemica per capire meglio. Rispetto alla valutazione di impatto ambientale che veniva citata prima, insomma, negli interventi dei consiglieri del PD, resta una valutazione del tutto insufficiente. Io mi auguro che se non si farà, e questo però mi sembra davvero talmente contraddittorio e inaccettabile rispetto alle linee programmatiche che questa giunta si è data, se non si farà una valutazione di impatto sanitario seria, spero che l'assessore Gazzolo in commissione potrà venire a spiegarci dettagliatamente il motivo. Però la valutazione di impatto ambientale non è questione adesso, consigliere Paruolo, di dire in alcuni casi, poi forse ho capito male, si può fare, non si può fare, non si capisce, non si può ribadire e darci 90 giorni per quanto è richiesto. ERA e CONAMI hanno avuto decenni per chiedersi cosa fare, hanno avuto decenni per pianificare cosa fare, per darsi gli strumenti giusti e l'unica cosa che hanno saputo fare ERA e CONAMI è uno studio di VIA irricevibile, carente nei dati, che doveva essere bocciato subito. Questa è la responsabilità politica. Non è quella di trovarci tutti noi negli intergruppi soltanto e fare tante ampie riflessioni che ci portano fino alla fine del mandato, lasciando però da soli i cittadini sul territorio, a far fronte a un ampliamento di discariche, a far fronte a problemi, a ricadute che non potremo prevedere eventuali sulla loro salute. Insomma, mi pare di ribadire l'ovvio, ribadisco l'ovvio volentieri. Grazie.